Allora ragazzi, prova di strict curl, ho caricato 20 kg per parte, il regolamento è tenere la schiena e i glutei attaccati alla colonna e i talloni non più avanti di 12 pollici, quindi 30 cm dalla colonna, non si può staccare nulla dei punti di contatto che abbiamo detto, più o meno saranno così 30 cm e si deve tirare sul peso. Ok, andata, 5 ripetizioni. Era da tanto che non lo provavo. Tentativo con 57 kg. Quanto pesa? A posto. Ok, provo i 60 kg e mezzo. Andato. Non so se sono validi, ma non credo di riprovarli. La bilancia dovrebbe vedersi, vedete, faccio vedere anche le mani, non mi sto appoggiando, 74 kg, calcolate levando anche pantaloncini e maglietta, sarà anche qualche etto di meno, ve lo faccio rivedere, guardate, è addirittura un po' più spostato in avanti, ora la centriamo bene, ci pesiamo di nuovo, 1, 2, 73 qualcosa. Ecco, quasi 74, centrati. Tornati al bilanciere dritto, le gambette secche. È andata? Ragazzi, sto staccando le spalle e nulla, non le spalle, cioè così è valida, fare questo ovviamente è valido, questo non è valido, tenere le scapole a contatto e avanzare con le spalle è valido, le scapole sono a contatto, ragazzi, io provo una roba folle, mai vista? 28 per parte, poi mi guarderai il video. In vista del record successivo, il tentativo di battere il record del mondo della categoria meno 165 libbre, quindi dovrò stare sotto i 74.84 kg. Io purtroppo ho dimenticato la magnesite, quindi sarà un tentativo che può capire chiunque, cioè prendo un bilanciere dritto, scrauso, classico, mi appoggio con schiena, glutei alla parete, piedi non troppo avanti, massimo i talloni a 30 cm dalla parete alla colonna e tirerò su senza staccare la parte alta della schiena a contatto con la parete, quindi le scapole e i glutei, tutto qui, nient'altro. Allora vedrete proprio tutto in diretta. Una, due, tre, quattro, cinque. La differenza fra il curl che ho appena eseguito e lo strict curl è di un peso che varia fra più il 20% e più il 40%. Se si flette la schiena, si oscilla, si sale anche oltre il 50%, come testimonia il record del mondo. Facciamo un esempio. Se io potessi sollevare 50 kg così, sarei in grado di sollevare fra i 60 e i 70-75 kg così. Facendo questo,
Quindi vedete una persona che fa così con 75 kg equivale più o meno a fare questo con 50, diciamo 70, ecco, leggermente, oscillando leggermente, siamo a 70 kg. Fare 60 kg così equivale più o meno, grosso modo, a fare 75, anche addirittura 80 kg così. E da lì ci si muove in su. Più si è pesanti, più chiaramente è facile. I talloni non devono stare più avanti di questa linea tratteggiata sul terreno. Pesano, pesano, ragazzi, pesano. Più del previsto pesano, maledizione. Giudicate voi, ragazzi. Metterò le polsiere, ora non servono. Look da gara, questo è lo stesso abbigliamento che ho utilizzato per pesarmi, con tutta la maglietta, quindi a 74 kg scarsi. Stavo così, le gambette secche. È andata? Fare questo, ragazzi, è valida, è fatta apposta. La schiena è a contatto, non l'ho staccata, non ho fatto questo. Questo è nullo. Fare questo è valido. Tra l'altro, in gara avete un cuscino. Non dovete staccarvi dal cuscino, ma il cuscino è morbido, quindi non è che fare questo rende la prova nulla. Questo rende la prova nulla. Da qui, vedete, non c'è contatto. Qui è nullo. Così è nullo. Così è valido, nullo, valido. Vi ricordo, 28 kg, 28 kg per ogni lato, bilanciere dritto, dritto, niente magnesite, niente boccole rotanti. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, ragazzi. Un mese di allenamento, tantissimi sacrifici. Ho rinunciato a tutto, allenare il resto del corpo. Ho rischiato i tendini, ragazzi, sono qua, i miei tendini sono qua. Ho rischiato tutto per fare. Ora vi faccio vedere un disco alla volta quello che c'è sul bilanciere, così. Un lato alla volta, eh. Dal prossimo allenamento cambiamo. 150 grammi? Ci saranno? Tutto ferro massiccio. Per due. Ok. Un chilo. Più un chilo. Stiamo a 2 kg e 300 grammi. Poi abbiamo 2 kg più 2 kg. 2 kg. Vista. 2 kg. Vedete, dischi originali, c'è anche la marca, non mi hanno messi, non ho allargato il foro. Non è, cioè, sono da 25 mm, 26 il foro, quindi è quello, il bilanciere da 26 mm. Quindi anche volendo non potrei. Ok. Dischi classici da 5 kg, e prendiamo due. Eccoli qua. Direi che così come sono arrivati 20 anni fa, insomma, questo sono. Chiamo niente a posto. Poi devo riguardare la prova, ragazzi, poi lasciatemi riguardare, ma di certo non la ripeto. Qui abbiamo i dischi da 10, questo già l'avete visto. 10. Un mese di allenamento di specializzazione, ragazzi. Un mese col mio metodo, la mia intelligenza, un programma personalizzato che mi sono fatto da solo. Non l'ho preso da nessun sito, vi assicuro. Non lo rivelo, ma è stato creato al mio livello. Purtroppo oggi non dovevo fare questo test, ma con quell'inconveniente. Ho provato l'idea di arrivare a 64,5 a fare record, categoria elite, record del mondo del bilanciere dritto. Ma ci arriverò col Kamred. Accontentiamoci. Questi sono 10 kg, ragazzi. Credo si vede, ora il dente del computer non lo posso spostare, sto legato, ma proverò a, diciamo, a sfilarlo. Allora, l'altro fidatevi, è uguale comunque. Ok?
Bilanciere, guardate quanto è lungo, non è quelli corti. Fate due corti. In ogni caso, vedete quello. Ragazzi, controlliamo che i pesi non siano finti. Quindi facciamo questo esperimento. Questi sono i pesi utilizzati per il record. Ok, qui abbiamo gli altri, anche questi, prendiamo un chilo, ok, pieni, pieni, che qua, e poi niente, abbiamo il nostro bilanciere angolato con tutte quante le linee smussate, non sarà il massimo ma ci si prova, ecco, dovrei impugnare qua, vedete, veramente piccolo come angolo. E va bene ragazzi, questo è tutto, adesso li pesiamo anche e controlliamo il resto. Ok ragazzi, pesiamo i dischi. Salirò su questa bilancia prima senza niente, cioè ora, peso di più perché ho in mano anche la videocamera che non è tanto leggera. Ora, tenendo sempre in mano anche la videocamera, prenderò i dischi. Quindi prendiamo ad esempio i 10 che sono quelli sospetti. Spero di non far cadere nulla. Ah, che fatica. Voilà. Ops, che botta. In mano i 10. Saliamo. Vedete, sono esattamente 10 kg. Ora evito di farlo con tutti gli altri per ovvie ragioni. Intanto sto piegando le doghe. Prendiamo anche magari 10 di questi, ma devo fermare la registrazione, se no prendiamo 2 e 1. Ok, ho in mano 3 kg, vediamo se aumenta. Vedete? 3 kg sulla bilancia. Dai, direi che ci possiamo fidare. Rimangono fuori i 5. Eccoli qua. Pesiamo anche i 5. Posto. E ora l'ultimo peso rimasto sono i 10. Ragazzi, ho in mano i 10 kg e ora ci pesiamo. Direi precisi, anche qualcosina in più volendo. A posto, fatemeli posare e un salutone.